Ragazzi, buongiorno. È arrivato un mega pacchettone chiuso un po' a cazzo, diciamo. Non so, forse avevano una scatola troppo piccola per il contenuto. Speriamo ci sia tutto. L'andremo ad unboxare assieme e a montare assieme. Ok, ragazzi, prendiamo il mio fido coltello e iniziamo a spacchettare. Direi di girarlo, anche perché credo che sia sotto sopra. Oh. Già forse inizierete a capire qualcosa del disegno, ma non so quanto vedete. Intanto leviamo il tappetino di torno, nascondiamolo sotto al letto, vediamo cosa si nasconde dentro. Ok, ragazzi, intanto dobbiamo capire se c'è tutto e se tutto è intero. Qui li hanno chiusi un po' a muzzo, infatti non si chiudeva la scatola, ma lo spazio c'è, quindi non capisco. Qui vediamo anche una bella scatoletta con bulloni, brugole e ci sono anche le chiavi inglesi, che sembrano di fattura un po' scarsa, ma l'importante è che facciano il loro lavoro, anche perché le mie le ho in garage, penso. Qui troviamo molti pezzi di ferro. Allora, vabbè, vi dico subito cosa andremo a montare oggi. È vero, una Tower Power, ragazzi. Attrezzo di allenamento, l'avrete visto sicuramente prima d'ora. Si possono fare veramente un sacco di cose. Io la scorsa quarantena, ovvero la prima vera quarantena, avevo iniziato ad allenarmi in casa. Ho fatto 3-4 mesi di allenamento tutti i giorni, ma semplicemente senza usare alcun attrezzo, quindi con flessioni, piegamenti e un sacco di altre cose. Il massimo che usavo era una sedia. Avevo visto un sacco di miglioramenti, il mio fisico stava già un po' scolpendosi solo in quei 3 mesi e senza usare per l'appunto alcun attrezzo ginnico. Mi è venuta la voglia di comprare questo, l'ho pagato su Amazon, vi lascio il link sotto, ho pagato sui 60 euro. Ce n'erano alcuni secondo me migliori o fatti meglio che si aggiravano sui 120 o 180 euro, ma dato che sicuramente adesso in primavera estate spero riaprano il tutto, rinizierò anche a uscire, non volevo comunque prendere una cosa che poi magari andavo a utilizzare un po' meno. Volevo anche vedere se era funzionale. Questa era un po' più piccola, ci entrava comunque in questa stanza, perché comunque la lascerò penso in questa stanza. E niente, ho letto un sacco di commenti positivi, anche se comunque sembra molto meno stabile e più sottile di altri. Devo dire che i commenti invece mi hanno lasciato proprio la curiosità di vedere. Praticamente tutti erano positivi, con foto e video annesse. Ma iniziamo il montaggio. Tiriamo fuori tutti i vari pezzi da qui. Forse qua serviva una forbice. Prendiamo una forbice, ragazzi. Forbice presa. Iniziamo a tirare fuori i vari pezzi. Faremo un casino della Madonna, già lo so. Qui un po' sono attaccati bene, un po' sono attaccati a minchia. Speriamo bene. Speriamo ci siano tutti i pezzi e speriamo siano anche interi. Ho visto dei commenti, a qualcuno è capitato che dei pezzi fossero arrivati storti, o probabilmente li hanno storti nel trasporto, più probabile. Allora, tiriamo fuori tutti i pezzi. Ok, leviamo la scatola di mezzo, ragazzi. E ora si può iniziare il montaggio. Ok, ragazzi, ho cambiato nuovamente inquadratura, almeno forse si riesce a vedere tutto bene. Prendiamo il nostro librettino di istruzioni e iniziamo a capire i pezzi. Allora, intanto il libretto è in inglese, ma noi parliamo anche inglese, quindi direi che questo è top. Vabbè, qua c'è scritto di controllare ovviamente che tutte le viti e le robe siano comunque strette bene. Qui ci fa vedere tutte le varie parti, quindi dovremmo andare a controllare se ci sono. Intanto volevo aggiungere già una parola, direi che i materiali, allora, a vedersi sembra molto sottili, ma devo dire che invece sono davvero belli spessi, quindi speriamo. Io comunque sì, sono 1,83, peso 65 kg, quindi peso anche diciamo poco, quindi non rischio di spaccarlo. C'è scritto che regge un peso fino a 250 kg, quindi diciamo che va più che bene. Ho visto comunque video che la gente aveva messo su Amazon, quelle persone belle belle grosse, non aveva problemi a reggere nessuno. Allora, direi step 1 di iniziare dalla base, ovviamente, quindi dobbiamo cercare i primi pezzi. È vero, questi qui e le gambe 1 e 1, 2. Le gambe dovrebbero essere queste qua. Via anche questo. Allora, intanto già mi piace perché comunque, vabbè, ovviamente più lunga è la gamba, più stabilità ha l'attrezzo, soprattutto se appesi. Però io appunto, non avendo molto spazio in questa stanza, pensavo poi di nasconderlo dietro ai miei vestiti. Ovvero i vestiti, una volta li sposto, c'è l'attrezzo già lì pronto. Infatti, come lunghezza da muro, direi che ci sta. Poi vabbè, basta che lo sposto un po' quando lo voglio usare. Comunque scusate il casino vario che magari vedete qua in giro, ma come sempre tiro fuori i vestiti, poi li lascio tutti in giro. Diciamo, abbiamo preso una gamba, prendiamo anche la seconda.
seconda, via anche questo. Questi devono essere rivolti verso fuori, mi fa vedere, quindi uno di qua e uno di qua. Quattro di queste viti, più i bulloni, i distanziatori, o come cavolo si chiamano, e quegli altri lì per fissare. Quindi apriamo la confection. Quattro di queste mega viti, a parte quelle là che sono iperlunghe, ma non credo siano quelle iperlunghe, no. Poi quattro rondelle, ovviamente. Quattro quelle più piccole, quelle dritte, e quattro bulloni, ovviamente. E qui ci serviranno anche le nostre micro chiavi inglesi. Come potete vedere ci sono questi due tipi, che dal disegno ovviamente non si capisce se sono quelle fatte storto o quelle dritte. Dovrebbero essere semplicemente quelle dritte, ragazzi. Prendiamo primo, ma non c'è destro o sinistra, no, sono uguali. Va attaccato ovviamente qua sopra. Mettiamo un attimo giù. Quindi iniziamo, facciamo così. Questo la mettiamo qui, mettiamo la parte sotto e mettiamo il bullone. Per ora fissiamolo solo con le dita, poi andremo a stringere il tutto. Ora prendiamo un'altra di queste, mettiamola qui, mettiamola lì, rondellona e bullone. E ora, ragazzi, possiamo andare a stringere. Ragazzi, la prima gamba dovrebbe essere fatta. Ok, direi che è iper fissatissima, come potete vedere anche sotto, e appoggiamolo qui e facciamo l'altra gamba. Ok ragazzi, anche la seconda gamba è fissata. Ok, e qui dobbiamo andare a iniziare a usare sia le vitone, queste qua corte, che anche quelle più lunghe. Quindi prendiamo i due pezzettini, questi qui, e si metteranno così per poter fissare questa parte e renderla più stabile. Iniziamo a fare questo qua da sotto. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. E comunque ragazzi, oltre che quelle storte ci sono anche quelle dritte di rondelle, che appunto vanno messe lì, e invece quelle storte vanno adesso usate nella parte qua dietro, per l'appunto, perché il ferro appunto è storto. E ora andiamo a stringere il tutto, che con queste mi sto già tipo spezzando le dita, ma va bene così. Ok, la parte qui è stata stretta, adesso andiamo a stringere pure i bulloni sotto. Sto usando tutta la mia forza bruta per poterli stringere, e devo dire che mi sto spezzando infatti tutte le dita. Poi vi farò vedere le mie manine belle rosse e consumate. Probabilmente l'allenamento vero e proprio è questo, non quello che andremo a fare dopo con questo aggeggio. Ok ragazzi, dopo aver perso due dita e aver fatto già una sudata, questa è la prima gamba, ora andrò a fare lo stesso con l'altra. Ok ragazzi, anche la seconda gamba è completa. Ora continuiamo, dopo aver montato le due gambe con i due paletti in fianco, dovremo andare a prendere quello per unire il tutto assieme. Altri quattro di queste viti, penso siano quelle grosse, dato che comunque di quelle piccole ne sono rimaste semplicemente altre due, più rondelle ovviamente, sia grosse che piccole, e bulloni. Prendiamo il pezzo centrale, che dovrebbe essere questo, spacchiamo tutto, mettiamo le due gambe distanziate, girate dal verso giusto, e dovrebbe essere semplicemente unito così. Prendiamo anche i bulloni, la rondella, quella più grossa e quella più piccola. Non ho capito la differenza del perché, più che altro c'è quella grossa e quella piccola, ma va bene così. Quindi prendiamo vite, rondellona grossa, e la andiamo a posizionare qua fuori. Centriamo il buco, non sarebbe male. Mettiamo così, poi rondellina piccola e bulloncino. Oggi i bulloni non collaborano, ragazzi. Ok, uno, lasciamolo lì così. Adesso fissiamo l'altra, almeno intanto diventa un pelo più stabile il tutto. Come sempre ragazzi, vi consiglio prima di metterli tutti, di non stringerli, perché se adesso andate a metterne prima due, li stringete e poi magari cercate di infilare gli altri, non riuscite più, perché con tutto il metallo già stretto magari si è leggermente deformato e non riuscite più a farli combaciare. Come in tutto, prima si mettono leggeri e poi si stringono poco a poco tutti assieme. Ok, inizia già a prendere forma e già sembra molto più stabile. Mettiamo anche l'ultimo e poi iniziamo a stringere. Ok ragazzi, anche questa parte l'abbiamo resa stabile. Vediamo. Minchia, regge tantissimo.
Altro che Yuri Chieti, ragazzi. Ora passiamo al pezzo sopra. Tanto vi voglio farvi vedere le mani. Non so se vedete la luce un po' cacosa. Sono bordeaux, ragazzi. Queste brugoline sono veramente piccole e taglienti. Avrei dovuto andare a prendere le altre nel garage, ma va bene così. Ok, ragazzi, allora, ora passiamo alla parte sopra. O è vero, devo mettere l'altra sbarra qua, che collega queste due parti e va solo con un bullone per lato. La parte da usare è questa. Sono quelli più piccolini con solo una rondella e non il bullone, perché va avvitata direttamente qua dentro. Va messo semplicemente così, si infila qua. Qua sforziamo un po'. Ok, è così, anche se sembra un po' storto, ma è semplicemente così. E ora si stringe. E anche questa parte è fatta. Ora, ragazzi, andiamo a recuperare le due aste laterali. Eccole qua. Spacchiamo tutto anche questo e queste vanno infilate semplicemente qua dentro. Ovviamente adesso andremo ad alzarle e direi che per la mia altezza... Ok, ragazzi, qui abbiamo il pacchettone con le varie viti da andare a stringere e a smollare ogni volta che vogliamo magari alzare e abbassare queste, ma prima di metterle direi di montare la parte superiore, perché se poi le stringo già in alto non ci arrivo più. Quindi andiamo a prendere le istruzioni per l'ultima sbarra, che è quella per le trazioni, penso, se non sbaglio, che va posizionata qua sopra, ragazzi. Molto bella, anche questo è gommato. Mi piace molto questo nero satinato, non saprei come chiamarlo. E anche queste spugnettine qui sono veramente belle. Mancano ovviamente le due viti super lunghe, i bulloncini, due bulloncini piccoli e due rondelline. Battiamoci tutti in tasca, che ci viene più comodo. La rondellina, la vite, mettiamola qui. Sempre problemi con i buchi qua, ragazzi. E uno, ci mettiamo anche il bulloncino qua sotto. Andiamo a stringere dopo, ricordatevelo. E prendiamo quest'altra rondellina, fidiamo anche questo e voilà. E ora, ragazzi, andiamo a stringere anche questi due e il lavoro è compiuto. Già una volta ho rischiato di spaccarmi il naso con una di queste, ma sapete quelle che vendevano ai tempi da attaccare appunto alla porta? Ecco, si è staccato lo stipite della porta e mi sono tirato tutto il pezzo in faccia, quasi scassandomi il naso. Infatti ho voluto comprare tutta la tower perché avevo intenzione di prendere un altro di quelli che si stendono dentro comunque la porta, ma anche quelli rischiano di scivolare. Ne avevo trovati altri che si trapanavano al muro e non c'era tutta la base sotto, ma anche quella non volevo intanto distruggere il muro, e poi avevo paura che se neanche quelli non erano fissati bene mi arrivava tutto addosso. Speriamo che questo regga e non mi dia di questi problemi. Queste dovrebbero essere completamente fissate. Ok, ragazzi, prendiamo il pacchettino qui con i pezzi mancanti. Come potete vedere, questa parte con quest'altra parte, che andremo comunque adesso a metterli nei quattro buchi. Ce n'è due di qua e due dall'altro lato per renderlo più sicuro e stabile. Scegliamo l'altezza giusta per noi. Direi che questa è l'altezza top. E uno è andato su. Filiamo anche gli ultimi due, ragazzi, e andiamo a stringere tutto per bene. Questi non dobbiamo ovviamente spaccarli dallo stringere, intanto basta comunque tretti tutto giusto. Beh, ragazzi, direi che qui è tutto molto stabile. Direi ora di fare la prova. Sì, direi che regge, ragazzi. Direi che per il momento regge. Sembra reggere tutto, direi che è perfetta, non è neanche pesante da spostare, ragazzi. Facciamo l'immagine copertina, tipo così? O tipo così, alla Yuri Chieti? No, ok, ragazzi, direi che il lavoro anche per oggi è finito. Vedrete probabilmente un video domani in cui andrò ad utilizzarla, quindi adesso darò un'occhiata ai vari esercizi che si può fare. Ovviamente rincomincio da principiante perché è parecchio che sono fermo, non vorrei tirarmi comunque qualche muscolo, devo fare anche molto caldamento prima, quindi inizierò veramente piano. Anzi, se avete consigli su vari allenamenti, su come iniziare, sui vari esercizi da fare, scrivetemeli tutti qua sotto che andrò sicuramente a farli. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, possa tornare utile anche a voi magari nella costruzione di questo. Vi lascio il link qua sotto. Ci vedremo presto con tanti altri video, probabilmente quando saremo più muscolosi e grossi. Non saprei che altro aggiungere, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Bella.